Anticipo scintillante al Barbera, dove Palermo e Lazio sono a caccia di punti in chiave Champions League. Guidolini e Rossi inseguono il primo successo del 2007. Una vittoria per il rosanero significherebbe rientrare in lotta per il secondo posto, evitando i preliminari. I biancocelesti invece, ancora fuori, entrerebbero tra le prime quattro. Stesse formazioni del turno precedente, con una novità nella Lazio: Mackingua, ex di turno, preferito a Pandev. Guidolin conferma Caracciolo, supportato di Michele e Bresciano, ma l'airone viene innescato da Corini, che entra in area e perde l'attimo. Il suo destro è sporco, facile l'intervento per Peruzzi, prima palla gol per i padroni di casa, scatenati in questo avvio. Un minuto dopo, Di Michele è largo a sinistra, si accentra, prova la conclusione, c'è la deviazione di Siviglia, poi la palla arriva a Bresciano, che spreca, non controlla molto bene, ma in vena davvero di grandi numeri il folletto rosanero, che va via tutta la difesa biancoceleste. Serve Caracciolo, prova il sinistro, ma c'è la segnalazione di fuori gioco dell'arbitro Dondarini. Errore grave da parte dell'assistente Marelli. Da come si vede dalle immagini rallentate, Zauri tiene in gioco Caracciolo, dunque penalizzato il Palermo. La reazione della Lazio arriva al quarto d'ora, quando i rosonero smettono un po' di pressarla. Mauri pennella una palla meravigliosa per Rocchi, che controlla, prova la girata, si sacrifica Fontana con il volto. Splendida giocata del trequartista biancoceleste, indecisione per Rocchi, qualche attimo di spavento per Fontana, ma tutto a posto, riprende poi a giocare, soprattutto il Palermo sulla sinistra con Di Michele. Qui è straordinario l'intervento con la mano di richiamo di Peruzzi, non riesce proprio a entrare la palla per i padroni di casa, e allora la Lazio prova il colpo a sorpresa con Mudingai, questa sciabolata dalla distanza per il giocatore belga. Il Palermo prova a sbloccare il match su palla inattiva, per poco non commette autogol Berami. Al 44esimo però accade l'incredibile, va via Mackingua, la palla arriva a Rocchi, prova di sinistro, poi il destro, Lazio in vantaggio a sorpresa al 44esimo minuto al Barbera, ottavo centro in campionato per l'attaccante biancoceleste, miglior marcatore della stagione, in decisione della difesa rosanero. Pisano e Barzagli non lo marcano e a nulla serve il rientro di Fabio Simplicio, festeggiato dai suoi compagni. Tommaso Rocchi a segno anche all'andata. Quasi scontato per Lotito il vantaggio biancoceleste. Una sicurezza che la Lazio, anche senza Oddo, potesse rimanere competitiva, che arriva al sesto della ripresa, quando su una punizione di Ledesma Siviglia stacca, Fontana tocca ma non basta. 2-0 per la Lazio al settimo, Barbera ammutolito, secondo gol in campionato per Siviglia sulla parabola del centrocampista argentino. I due centrali biancocelesti, Cribari e Siviglia appunto, sono liberissimi, 5 rosanero contro i due biancocelesti, e con Rocchi e Mackingua ai lati per la Lazio non sembra vero di poter colpire con così tanta facilità, e quindi ci riprova e si fa di nuovo pericolosissima al 13esimo minuto, quando Rocchi prova il destro sulla deviazione di Barzagli, c'è Mauri, ma Fontana evita il terzo gol. Guidolin, dopo un'ora di gioco, decide che è arrivato il momento di cambiare l'assetto iniziale dentro Brienza, Diana e Tedesco, fuori Bresciano, Cassani e Fabio Simplicio, per cercare di far rifiatare una squadra stanca, ma gli innesti sono disorientati, perché con due passaggi non direttamente la Lazio arriva al terzo gol. Corini abbatte in piena area Mackingua, per Dondarini è calcio di rigore. E dal replay sembra davvero netto l'intervento sul nigeriano da parte del capitano rosanero. Sul dischetto c'è lo specialista Rocchi, che prende la rincorsa e spiazza Fontana, firma la sua doppietta e sale a 9 gol in campionato. 3-0 per la Lazio, notte fonda per il Palermo, e da stasera Rocchi può addirittura sognare e lottare per il titolo di capocannoniere, ma non c'è più tempo. Al Barbera la Lazio vince 3-0 ed è momentaneamente quarta, un successo che mancava da 26 anni, una Lazio grandi viaggi, perché sono 5 le vittorie lontano dall'Olimpico in 11 gare. Il Palermo entra in piena crisi, un punto nelle ultime due partite, 0 gol fatti, e ora il rischio di assottigliare il vantaggio sul grubone delle quarte. Probabile, quasi certo, che Zamparini possa in serata telefonare a Guidolino. Tommaso, è una vittoria fondamentale questa per voi in chiave Champions, perché arriva a Palermo e perché vi porta direttamente al quarto posto. Sì, una vittoria importante, diciamo comunque che la corsa alla Champions League è ancora lunga, perché il campionato mancano ancora molte partite, però vincere qui un risultato così netto significa che la squadra c'è, la squadra sta bene e può migliorare, questo è importante, però è ancora lungo il cammino. Possiamo dire che la fine della telenovela Oddo vi ha ridato tranquillità? Ma penso che comunque noi pensavamo sempre ed esclusivamente a giocare in campo, a dare il massimo,
La sua era una situazione diversa, alla fine si è conclusa penso come tutte e due le parti volevano. In bocca al lupo a lui e in bocca al lupo alla Lazio. Il Palermo ti porta molta fortuna, 6 partite contro il Rosanero, 6 gol. Diciamo di sì, i numeri dicono questo, però diciamo che quando si gioca contro il Palermo, squadre di categoria superiore, ecco, come io considero il Palermo, devi metterci molto, devi essere al massimo, e quindi alle volte vengono fuori delle belle partite. Sono contento di aver fatto i gol, non comunque al Palermo, ma aver fatto una doppietta, aver portato a casa questo risultato importante.